dai, spero di far pista, anche perché mi piace molto. Oltre alla strada, è anche un buon principio per andare su strada, sì, ecco. Sì, si imparano tante cose. Dunque, hai già un programma iniziale di stagione rispetto alle gare? Ma io adesso fino a luglio farò tutte le gare della domenica con l'Elite e quando non ci saranno gare correrò con il mio ormai. Quindi farai Baiano, Padova. Padova e poi c'è un'altra gara in Toscana. Non vai la... Sì, no, non andrò all'estero. Non vai al Belgio. No, no. Ho già fatto il Qatar i primi di febbraio. Toscana dici Montignoso, quello di maggio, sì. Montignoso, quelle tre gare, poi hai... ci sono i muri fermati prima. Esatto. Sì, sì, quelle gare le faccio. Gli obiettivi? Ma gli obiettivi, io sono giovane, adesso... Sì, però bisogna porseli. Sì, bisogna porseli, però per il momento aiutare la squadra affinché qualcuno possa vincere e imparare dalle più grandi, perché insomma sono la più giovane in squadra, una delle più giovani. E niente, poi con la pista stiamo lavorando per un progetto che sì. Arriva fino agli europei e a luglio e dai, speriamo bene. Sì. Montichiari faranno qualche gara al di là di quelle canoniche che sono campionati italiani, europei? Sì, fanno gli italiani Omnium che li fanno a fine giugno, poi altre gare non penso, noi siamo lì ogni giovedì e ogni martedì con la nazionale, però solo per allenamento. Gli 6 giorni a Fiorenzuola? No. C'era Elena lo scorso anno? Sì. La Cecchina. È una bella esperienza anche sì. Quella. Ma perché non te l'hanno proposto? No, perché io sono ancora... Una scelta tua? Sì. Ho capito. No. Va bene. Ok, grazie. Niente. Ciao.